Ed ora l'inchiesta sulla morte di Veronica Locatelli, precipitata nel vuoto al Forte Belvedere di Firenze. Secondo alcune testimonianze, le luci vicino al parapetto in cui la ragazza è caduta quella sera erano spente. Francesco Tei. Era buio, troppo buio al Forte Belvedere la notte in cui Veronica Locatelli è caduta, precipitando per 10 metri e Ecco, se tu mi morendo riprendi a soli anche. 37 anni la sera del suo compleanno. I fari più potenti, quelli che illuminano la palazzina e rimandano luce sui prati del forte, sarebbero stati in quel momento spenti. Questo, secondo la testimonianza resa in questura da due operatori della cooperativa Archeologia che ha in gestione il forte. Le luci sarebbero state spente per permettere la proiezione sulla facciata della palazzina delle foto di David LaChapelle nella serata evento dell'inaugurazione della sua mostra. Un appuntamento affollato, concluso poco dopo le 23, ma secondo i due operatori della cooperativa le luci non sarebbero state mai riaccese. Lo staff di Giunti Mostre che organizza l'esposizione del fotografo dei VIP precisa di non avere chiesto che i fari fossero spenti, né tantomeno di averli spenti direttamente. Domani, intanto, incontro tra l'assessore alla cultura Gozzini e dirigenti del comune di Firenze, incontro che concluderà l'inchiesta amministrativa sulla tragica morte di Veronica.